Differito, come è noto, a giovedì il match salvezza con il Castellana Grotte, ore 20:30 Ortona, ingresso 3 euro. La Sieco spera nei successi di Cuneo a Portoviro e Santa Croce col Siena. Potrebbe accadere di tutto. In A3 pesante rovescio di un irriconoscibile Abbapineto a Fano. Un 3-0 schiacciante anche nei parziali e gara da confinare in un archivio. Prima possibile. Si resta secondi, ma bisognerà battere domenica nell'ultima l'inarrestabile capolista grottazzolina. L'Altino si arrende pur in coda un match per lunghi tratti equilibrato alla forza e alla qualità di un Vicenza esplosivo nel terzo e quarto set. In B maschile perde di nuovo l'Alba, ma ben altro dolore affiora in casa Paglieta, che scivola sul campo dell'ultima, il Marino, sia pure nel contesto di uno scontro combattutissimo che però impedisce ai ragazzi del Presbitelli di scavalcare il Pomigliano e inserirsi nell'area verde. In B1 femminile una strepitosa Teatina cede senza la Corradetti, con una panchina cortissima e tanti problemi, al tiebreak alla capolista Perugia, che solo in rimonta dall'11-13 al 15-13 vince soffrendo. Complimenti che valgono solo un punto alle neroverdi nelle belle immagini robertiane, che avrebbero strameritato di ottenerne almeno due. In B2 il derby va, tranne un set combattuto come previsto in discesa, al Teramo che liquida un Gada Pescara 3 ancora rimaneggiatissimo e con in campo tante under. In evidenza il trio Vivien di Diego, Mazzagatti di Carlo, ma tutta la squadra della Corso si conferma solida. Niente da fare per la Cetias Montesilvano che, avanti per 1-0, ha poi ceduto a Bari. Cappò interno della Dannunziana nonostante un buon avvio con il Forte Fasano. Per le nostre abruzzesi, fatta eccezione per il Teramo che resta provvisoriamente in testa, si mette male. Ad alto rischio retrocessione.